Salve a tutti ragazzi, sono 5 come vi dissi nel primo video, oggi siamo nuovamente su Clash Royale. Attenzione, non su Competitive Clash Royale, è un episodio un po' particolare. Allora, stamattina verso le 10, le 11 è finita la season, quindi il mio pass Royale è scaduto e io non posso più utilizzarlo. Questa stagione non vado a shoppare il pass perché mi sembra piuttosto stupido shoppare il pass per una torre di sabbia, cioè proprio a me non piace, sinceramente non piace come trovo la torre di sabbia, cioè no. Originale come idea il castello di sabbia, originale come idea, ma non mi piace. Non mi piace perché c'è una torre di cemento, una torre bella forte, di sabbia. Ragazzi, vi immaginate tipo il razzo che va sulla torre e magari la torre c'ha, che ne so, tutti i punti ferita e la torre non va giù perché cioè, anche se è fatta di sabbia. Cioè, è una cosa un po' ignorante e quindi questa stagione non andremo a shoppare il pass. Comunque, come avete letto dal titolo, ho vinto la live di Grax, ho vinto il torneo, ho vinto la skin. No, nel senso che, no, non perché non ho vinto io, ma perché non sono proprio riuscita ad entrare. Allora, io non so che cosa cazzo è successo, comunque non so se mi metteva neanche in coda. Io sono rimasto fino alla fine della live per partecipare a quel cazzo di torneo, ma non ce l'ho fatta. Sono stato di 2 ore, il telefono stava scoppiando ancora un po' perché scottava tantissimo. Cioè, sono rimasto lì 2 ore, tutta la live, cercando di partecipare a questo torneo. Cioè, io ho messo il primo codice, ho detto, vabbè, dai, sono stato lento, passiamo al secondo. C'è stato il milione, c'è stato i festeggiamenti, lo stappamento della bottiglia, e poi c'è stato il secondo codice. Io vi giuro, ve lo giuro, che a pari coi tempi. Quindi era la lineetta della live era su 0.0.0, cioè proprio precisa. E io ho visto che tipo nel precedente codice c'era scritto di tipo X e ZM. E ho detto, vabbè, X e Z sono, secondo me, cioè, in ogni codice c'è sempre X e Z. Quindi ho detto, vabbè, non tolgo X e Z, ma com'è che ho fatto a saperlo? In realtà ho fatto crea codice e ho visto di fianco X e Z. In quella di Grax c'era scritto X e ZM, in quella mia c'era scritto X e Z3. Quindi ho detto, vabbè, X e Z non cambiano. Quindi ho messo X e Z. Ho aspettato il secondo codice X e ZM. Ci ho messo, ve lo posso giurare, ci ho messo meno di 2 secondi. Meno di 2 secondi con tutte le lettere maiuscole, tutti i caratteri completi, tutti giusti. Non sono riuscito ad entrare. Ho detto, vabbè, mi avrà messo in coda. Sono stato uno dei primi a farcela. Quindi mi avrà messo in coda. Io ero lì col pass, cioè col codice che aspettavo. Mi diceva la squadra è piena. Appena Grax toglieva quelli della showdown precedente, io ero lì che cliccavo. Non sono riuscito ad entrare. Ho detto, vabbè, magari non clicco più. Magari mi ha accodato. Più io clicco, più scalo. Potrebbe essere. Quindi ho detto, non clicco più. Però non sono comunque riuscito ad entrare. Non so perché. Se qualcuno di voi mi può far sapere se mi mette in coda, perché io vedevo che comunque Grax toglieva e si riempiva subito un posto, nel senso io non penso che la gente era lì a cliccare, cioè ho capito che gente è maniaca per entrare nel video di Grax, però non penso, perché proprio era non immediata, cioè 1 millisecondo dopo era già entrato un player, quindi io non penso sia stato, vabbè, comunque abbiamo perso 3 minuti per questa cagata, ho rosicato un botto perché ho rosicato tantissimo, ho perso 2 ore a caso, ho perso, vabbè, comunque oggi andremo a fare una sfida un po' particolare, nel senso, vi ricordate il raggiungimento dei 5600 trofei? Eccoli qui. Al raggiungimento dei 5600 trofei vi ho detto, ragazzi, guardate che il 6 o il 7 o l'8, adesso non mi ricordo, ci sarà un episodio particolare con un mio amico. Questo mio amico, io non so se verrà, perché non so se verrà. E mi ha detto, guarda, tu il video fallo lo stesso. Poi al massimo ne faremo due uguali. Cioè ne faremo uno tu dove ci sei te da solo e uno con me, se ci tieni proprio. Allora io ho detto, va bene, allora lo faccio. Oggi andremo a fare una sfida un po' particolare. Faremo una sfida draft. Una sfida draft fai da te, però, perché io mi sono impegnato tantissimo ieri sera. Mi sono segnato qui tutte le carte di Clash Royale. Non so se si vedono. Metti a fuoco, bastardo. Ok. E ci sono dentro qui 94 pezzettini di carta, 94 fogliettini di carta con tutti i nomi delle truppe prese da Clash Royale. Li ho contati parecchie volte, sono 94. Un attimo che riesco ad aprire la scatola, eh. Perché la mia scatola, dovete sapere che è deforme, nel senso, è deforme, quindi il tappo è a incastro, ma è tutta deforme perché è di metallo, è vecchio, quindi si è un po' piegata, vabbè.
Comunque, vedete, qui ci sono tutti i pezzettini di carta. Noi andremo a estrarre questi 8 pezzettini di carta e vedremo tutte le carte che ci usciranno e faremo questa sfida draft. In una sfida classica, essenzialmente, e cambieremo lo slot 5, perché vabbè, qua non fateci caso, ho fatto un mazzo 2.9 a cazzo, ma questo qua era per giocare tutte le rare per una missione, vabbè. Comunque, allora io adesso non guarderò, pesco, allora, un attimo che per essere più puliti possibile, li gigottiamo un po', non so se si dice gigottare, però lo dico lo stesso. Ho pescato, ne ho due in mano, ne ho uno, ed è il gigante, partiamo benissimo. Gigante, non so se si vede, comunque cerco di farvelo vedere al meglio possibile. Gigante, e una la mettiamo via. Cominciamo a metterlo a questo punto. Dov'è il gigante qua? Gigante, eccolo qua. Prima carta gigante. Peschiamo la seconda carta. Gigottiamoli un attimo ancora. Peschiamo la seconda carta. Ok, cos'è? Le reclute royale, ma come? Le reclute royale, va bene, le reclute royale, mi piace. Allora, reclute, eccole qui, peschiamo ancora. E qua esce il goblin cerbottaniere, ce l'abbiamo già nel mazzo, non dobbiamo cambiarlo, perfetto. Poi abbiamo i mascalzoni, non ve li sto facendo vedere raga, ma fidatevi di me, eh. Nel senso, non mi interessa barare. Allora, i mascalzoni. Dove sono i mascalzoni? Eccoli qua, mascalzoni. Qua. Poi, peschiamo un'altra carta. A cazzo di cane, così, proprio a caso. Cos'è? Al contrario, va bene. Mago di ghiaccio. Raga, sta venendo un mazzo discreto, non pensavo. 4.3 per adesso, minchia, bello pesante però. Mannaggia, quanto è pesante. Siamo a caso. Mischiamo un po' col dito. Cos'è questa? No, raga. No, io questa non la metto. Dai, non si può. I tre moschettieri. Come faccio a giocare con sto mazzo? È impossibile. Vabbè, dai, tre moschettieri. L'ultima carta, io le metto sempre agli Elisir. Ok, peschiamo ancora. Non so quello che verrà. Oh, bello grosso sto biglietto, vi prego. Io mi ricordo che questo biglietto qua era grosso perché ci ho messo tipo sfera infuocata. Spero sia una sfera infuocata. No, arciere magico, io pensavo la sfera infuocata, ho detto minchia una mana dal cielo. Invece no, l'hanno anche depotenziato l'arciere magico. Vabbè, minchia, raga, 5, costa 5 sto mazzo, costa 5. Oh mio Dio, costa 5. Allora, un'altra, ultima carta, che è al posto del domatore, sì. Raga, si può rifare il mazzo, vi prego. Non so se ci vedete, ma ve lo faccio vedere. Il Gran Cavaliere. Come cazzo faccio a giocare col Gran Cavaliere, i tre moschettieri e il gigante? Me lo spiegate? 5.4, ma che mazzo, ma... Vabbè, raga, sti cazzi, proviamoci. Tanto adesso questi bigliettini qui li rimetto via. A ogni piccola sfida, tra virgolette, cambieremo mazzo. Quindi non è che uso sempre questo, ovviamente, mi sono dimenticato di dirvelo. Allora, partiamo già bene, comunque. Gigante. Magari in per due, con questo mazzo me la gioco un pochino meglio. Qua ci metto i mascalzoni per difendere. Madò, quanto è pesante. Non sono abituato a giocare mazzi troppo pesanti, nel senso il massimo che utilizzate è stato 4.0, questo qua 5.4, ma di che cosa stiamo parlando? Mettiamo a questo punto le reclute a caso, tanto voglio dire qualcosa faremo, no? E penso e spero di aver fatto bene più o meno. Ok, quello lì lo posso fermare col cerbottaniere. Ok, siamo leggermente in vantaggio, ma proprio leggermente, perché sono arrivate le reclute a destra, sennò manco Gugaz. Ok, l'arciere magico se... no, non ci fa hit. Mi difendo con un mago di ghiaccio. Bella raga, bella. Brutta.
Bella difesa, ma brutto perché è stato brutto perché non. Cioè, quei cosi hanno ittato la torre, non il mascalzone. Se stavano i mascalzoni era il top. E invece no. Raga, c'ho anche questi. Io come faccio a buttarli questi? Ma io non li butterò mai quelli. Come faccio? È impossibile. Reclute Royale. Io direi il Gran Cavaliere lo teniamo per i barbari scelti, ovviamente, perché sapete com'è. Ok. Se riesco ci butti tre moschettieri a destra. No, non so se mi conviene però. Non so se mi conviene, io non butto niente. Non butto proprio niente. Ok. A sinistra il mago arciere, fantastico. Il gran cavaliere a destra. Mi servono assolutamente le reclute, le mettiamo. Abbiamo difeso e siamo in stravantaggio. Mi manca l'elisir, se no avrei buttato i cosi in mezzo. Ok, via, 9 di elisir, 3 moschettieri. Perfetto. Seconda torre andata, secondo me. Dai, seconda torre andata, andiamo, su, forza così. Vai così, vai così. Bel mazzo, l'ho sottovalutato sto mazzo. Eh sì, perché è pesante. Essendo pesante. Wow. Ci fossero stati altri 5 secondi, avremmo fatto 3 corone. Bel mazzo, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. Quindi, la prima ce la siamo portata a casa, il che vuol dire che non ho sprecato 10 gemme. La cosa mi piace un botto. Adesso però, coperchio, si rimischia tutto. Olè. Questo video verrà un po' più di 10 minuti, tant'è che siamo già a 11, però vabbè. Rimischiamo un attimo perché. I bigliettini adesso sono a caso, io non guardo, non voglio guardare, esco a caso, qua sto anche mischiando col dito, occhio a non spaccare i bigliettini che ci ho messo 6 anni per farli. Ok, cos'è questo? Il moschettiere, ok, cominciamo allora col moschettiere. Dov'è il moschettiere? Moschettiere, dove sei? 4 di elisir pesa, ok. 4 di elisir, moschettiere, via. Poi, peschiamo ancora, vediamo cosa c'è qui. Arciere magico, ce l'abbiamo già nel mazzo, scusate. Poi. E vabbè, vaffanculo, 3 moschettieri ce li abbiamo. Poi. Mago di ghiaccio ce l'abbiamo, dai. No, questa la cambio. Quindi ci viene il mazzo uguale a prima. Allora. Mago elettrico. A questo punto, vabbè, cambiamo anche i tre moschettieri. E metto gli tre moschettieri. Mago elettrico, sono qui da portare al 3. Mago elettrico, tutte le carte che ci verranno fuori, se sono doppioni e se sono carte troppo, le togliamo. Cioè, non voglio giocare sempre con le stesse carte. Comunque, adesso stiamo pescando di nuovo. Ho preso una cartina piccolina, che cos'è? Capanna dei barbari, minchia, ragazzi, capanna dei barbari. Ok, ce l'ho qua. Mago elettrico? Sì, mago elettrico ce l'abbiamo, ce l'avevamo. Quante carte sono? 4 carte, moschettiere, arciere magico, capanna dei barbari e mago elettrico, ce l'abbiamo tutto nel mazzo, sì. Allora adesso mischiamo un attimo perché ho visto già una carta, quindi non va bene, mischiamole. Ok. Questa qua che è minchia, questa è piccolissima. Palla di neve, interessante questa, eh. Questa qua è interessante, sto pick, tra virgolette, chiamiamolo così. Palla di neve, ottimo. Non devo guardare però perché io sono abituato a guardare, va bene. Ok, allora, questa qui che cos'è? Gran cavaliere ce l'abbiamo già nel mazzo. Ok. Goblin cerbottaniere lo dobbiamo mettere, ma ce l'avevamo anche prima, mi sembra, non mi ricordo, mi sembra di sì però. Ok, cos'è questo? Gang di Goblin, minchia, da quant'è che non la vedo la Gang di Goblin anche in meta? Cioè, no, in meta sì, ma è da tanto che non la uso. Tre moschettieri c'erano, no, li avevo tolti da me, sì, minchia, giocavamo con lo stesso mazzo di prima praticamente, con 2 carte cambiate. Ok, questo è piccolissimo. Le reclute Royale c'erano già prima, le si cambiano perché non mi sono rotto. Ok,
Spiritello del ghiaccio. Al posto dell'alciere magico. No, l'alciere magico c'era già. Sono già 8 carte? Evidentemente sono già 8 carte. Niente, 3.5 di mazzo, ragazzi, è interessante sto mazzo. Non è malissimo, eh? Non è malaccio come mazzo. Comunque adesso le carte che abbiamo qua le teniamo qua, nel senso non le rimetto dentro, perché sennò mi si beccano sempre quelle. Perché questa me la dovete spiegare. Mi sa che lui vuole perdere la sfida classica per andare a fare quell'altra. Ok, sta facendo finta di voler perdere o vuole perdere proprio? No, 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 no. Sono stato stupido a pensare che voleva perdere. Ah, vuol percalà, io che me lo fermo però. Allora, calmi, calmi. Ce la faccio. Ma mi sa che lui non sta giocando, perché... Ma no, invece sì che sta giocando. UP5, stai zitto. Ogni volta che parli fai danno, UP5, devi stare zitto. Ok, vai! Spawnate, barbari, vai, barbari, spawnate, 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 aiutatemi! L'arciere magico non può fare tutto da solo, niente, quelli se ne vanno ragazzi loro, vabbè. Arrivederci allora. Grazie, ma... Buongiorno. Sì, dai, provo, ce l'ho anch'io. No, quella non c'è, quella però me la devo comprare, figa come skin. Cioè, come provocazione, quella la principessa che fa la trombetta, che fa la trombetta. Ok, io mi difendo da quel barile lì per il semplice motivo che se lui mi mette tipo la congelamento o qualcosa, io almeno c'ho le carte un po' di supporto, diciamo. Perché mi è capitato tipo nelle 2v2, non so se vi è capitato anche a voi, niente, sto qua, sto morendo malissimo. Vabbè, il mazzo lo si cambia, ragazzi, cioè non è che... E questo qua è un pirla che non vuole giocare, basta. E sinceramente... Secondo me non se la sta giocando neanche male, perché se la sta anche difendendo. Quindi mi sta... Cioè, diciamo che non si sta impegnando. Sta giocando ma non si sta impegnando. Va bene. Oh. Oh. Non mi laggare, bastardo. Se no è un casino. Non mi devi laggare. Non mi devi laggare. Ah, oh, che bello. Guarda che bello questo. Sì, ma te proprio hai la convinzione... Dai, su, vai, 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 vai. Due partite tricoronate praticamente. Facciamo che prima quello là abbiamo tristellato, abbiamo tricoronato. Perché dai, 400 punti ferita alla torre, per me è tricoronato pure lui. Ok, allora, lui si cambia ancora il mazzo. Adesso io qua non guardo. Le carte comunque ce le abbiamo là, quelle che abbiamo usato, quindi... I tre moschettieri, perché li avevo rimessi dentro, sono io un coglione. Vabbè, dai, rimettiamo i tre moschettieri, sti cazzi. Tre moschettieri. Poi un'altra carta. Il barile barbarico. Eccolo qua. Ma mi sta uscendo un mazzo meta. Mago di ghiaccio. Ma che cazzo? È un mazzo meta questo. Mago di ghiaccio. Ok, poi prendila per UP5. Prendila la carta. Ok. Questa cos'è? Gigante royale, aspettate che mi sa che qua devo donare, infatti. Gigante royale. Barile, baule. Gigante royale abbiamo detto, giusto? Dov'è il gigante royale? Eccolo qua. Al posto del cerbottaniere. O al posto della palla di neve, non mi ricordo. Non lo so. No, la palla di neve va sostituita. Poi c'ho il boscaiolo. Che l'hanno tra parentesi depotenziato, perché l'hanno depotenziato, quindi mortacci de ste bigliettini de me. Tra l'altro il boscaiolo è una carta che sinceramente non mi piace. Dov'è sto boscaiolo? Quanto costa? 4. Oh, boscaiolo 3, qua, eccolo qua. Minchia, non lo vedevo, ce l'avevo davanti, non lo vedevo. Va bene, boscaiolo l'abbiamo tolto. Cerchiamo qualcos'altro. Cos'è? Gigante. Gigante, gigante coiale, ragazzi. Doppio gigante. Poi un'altra. Che mazzo sta uscendo? Che mazzo orrendo. Ok, se mi si apre magari. Mega sgargo.
Mega sgherro, mega sgherro, mega sgherro. Ce l'abbiamo qua. Ok, un altro che sarebbe l'ultima carta. L'ultima carta, mischiamo un attimo. Per farvi vedere che comunque non imbroglio, perché a me non me ne frega un cazzo di imbrogliare. Lo faccio perché non voglio imbrogliare, vabbè. Barbari scelti. Oddio, ma c'è un po' strano, però vabbè. Barbari scelti, 4.8. E non abbiamo neanche una spell. Cioè, oddio, sì, ce l'abbiamo sto coso, ma non è che mi faccio molto, perché non è una spell win condition, tra virgolette. Cioè, non è una fireball che tiri direttamente in torre. Questo qua non fa niente, cioè non va in torre. Quindi dobbiamo stare attenti alle nostre mosse. Abbiamo il gigante royal, che è comunque una win condition, ma se lui è una torre infernale siamo completamente KO. Oddio, ci sono anche tre moschettine. È da vedere, è da giocare, questa è da giocare, perché questa bisogna giocarsela. Sto sprecando, tra virgolette, anche un bel po' di elisir. Il boscaiolo per difendere da tutta quella roba lì. Quasi quasi ci metto pure un mega sgherro. Lui va con una terremoto incazzatissima. Ok, ci siamo difesi dalla Valchiria. 21 minuti di video, ragazzi. Cioè, mai più, veramente. Vabbè, tanto uno speciale, un piccolo speciale per i 5600 trofei, perché mi ci voleva questo speciale qui. Ok, allora, gigante. Cominciamo già a fare la nostra combo, che sarà quella che ci farà vincere effettivamente. E io non so questa mossa quanto l'avrei fatta la sua, eh. Ok, tu mi fai parecchi danni in torre. No, no, mi devi attivare Google. Ho detto ok, mi si è attivato Google, vabbè. Praticamente, io non so se l'avrei fatta questa mossa per il semplice motivo. Ok, tu mi hai fatto danno, mi hai fatto tutto quello che vuoi. Ma io adesso, se ti arrivo in torre, ti faccio di un male, ma di un male, che mi sa che tu ti penti di essere nato. E no, perché tu sei stato bravo e mi hai messo la Valchiria. Come ha fatto a ciclare la Valchiria in così poco tempo? Come ha fatto a ciclare la Valchiria in così poco tempo? Buona fortuna, grazie. Sto qua ha capito che c'ho un mazzo de merda, sto qua l'ha capito. Non ce la fai a farmi torre, fa poco danno la cimitero, la cazzo si chiama, terremoto. Sto qua completamente andato, vabbè. Ma si ha capito che io sto facendo il cazzone con un mazzo che non è mio. Cosa sta facendo? Provochiamolo un po', voglio che si impegni, perché se non si impegna è un problema. Ok, scusate se non ho parlato, però ero abbastanza concentrato per vedere se mi metteva qualche carta strana. Raga, non me l'aspettavo, 3 su 3. Con un mazzo, con dei mazzi del genere abbiamo fatto 3 partite su 3 vinte. Bello, interessante, molto bello, molto bello. La dovrò fare più spesso questa cosa qui di scegliermi i mazzi draft. Magari potremmo anche iniziare una miniserie, potremmo chiamarla tipo mazzi draft fai da te o qualcosa del genere. Niente, non ce l'abbiamo fatta a fargli quella torre per un millesimo di niente, vabbè. Ma Stardo si difende così. Tra l'altro avete visto, non so se avete visto, la palla di neve che ha buttato sulla sua torre centrale. Olè, andata, andata. No, che vi immaginavate se tipo non riuscivo a fargli la centrale, ma mi riuscivo a fare lui la torre di destra e mi vinceva. Cioè, lasciate stare, va. Che mi è capitata anche sta cosa. Vabbè, comunque, 3 partite su 3, sinceramente non me l'aspettavo, raga, direi di concludere quel video perché siamo quasi a 25 minuti di registrazione, non voglio tenervi di più. Comunque, raga, mi sono divertito un botto, lo rifarò, promesso, lo rifarò. Magari se questo mio amico viene lo facciamo in coop, lui mi pesca le carte, io provo a giocarmela. E sto ripescando un attimo i bigliettini, vabbè. Comunque, raga, niente, se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Ciao ragazzi. Tell me pretty lies.